fa parte del comune di Montella. Poi appena arriveremo lì, verso Campo alla Sbirri, che è un altro altopiano del Terminio, fa parte del comune di Volturara. Da lì partirà la salita che arriverà in vetta alla montagna. Partiremo da un'altezza di 1400 metri, più o meno 1350 fino a 1800, quindi avremo 400 metri di dislivello. La salita non è molto impervia, soltanto l'ultimo tratto sarà un po' più ripida e da lì potremo assistere a un panorama unico. Il Monte Terminio è la seconda vetta più alta di Spinia dopo il Cervialto, che sta in quella direzione lì, quindi ci sta il Cervialto, prima vetta, seconda vetta il Terminio, e poi ci stanno le altre montagne, sono la Celica, il Polveracchio e via dicendo. Qui siamo all'interno del parco regionale dei Monti Picentini, in Irpinia abbiamo due parchi regionali, questo è il parco regionale del Partenico. Questa è una zona importantissima soprattutto per le acque, infatti dal Terminio e dal Monte Acerica partono i due fiumi principali, le due sorgenti principali che praticamente portano l'acqua dal fiume Calore e il fiume Sabato. Il Calore scende nella zona di Montilla e il Sabato scende in questa direzione qua. In inverno qui è facile trovare tantissimi rigagnoli d'acqua, soprattutto in queste zone qua e qui sotto ci stanno le sorgenti principali che portano, diciamo, questi sono tutti i percorsi di trekking che portano sia a Montella, sia a Serino, sia a Volturara, quindi bene o male il Terminio ha tantissime diramazioni, soprattutto a livello escursionistico. In questo tratto qua è quello che vedremo più tardi, passa il sentiero Italia e il sentiero E1, che sarebbe l'Europa 1 che collega Capo Nord fino alla Sicilia. Quindi bene o male in fine c'è questi due sentieri importantissimi che passano proprio sui Picentini e sul Partenio. Il Monte Terminio, come ho detto prima, appartiene a tre comuni, Volturara, Montella e Serino, e questa è la parte del Cacerovallo Podolico. In questa zona qui ci stanno i campi dove ci sono tutte queste vacche podoliche, che in inverno, diciamo dal mese di settembre-ottobre, svernano e vanno verso la Puglia. Qui si usa ancora fare la transumanza. Il signore con la maglia bianca è il capobranco di tutte le vacche che stanno qui, ne conta minimo 2-3.000 vacche disperse un po' su tutto il territorio. Quindi bene o male l'Irpinia è questa, terra di montagne, di altopiani e di anche strade antiche, perché alla fine questa adesso noi la facciamo così facilmente, ma anticamente per collegare i paesi tra Montella, tra Serino, tra Volturara usavano venire per delle stradine di montagna, che sono dei collegamenti, diciamo, che usavano anticamente per trasportare il legno, il carbone, il formaggio e via dicendo. Anche le neviere sono una cosa importante di queste montagne, perché è facile vedere delle buche in montagna. Anticamente che facevano? Radunavano tutta la neve là, soprattutto nel periodo dalla primavera fino all'estate, ci mettevano dei tronchi sopra, ricoperte da foglie, e praticamente creavano i blocchi di ghiaccio che venivano poi trasportati nelle città per la conservazione alimentare e farmaceutica. Oltre a questo, diciamo, le montagne sono un labirinto, cioè un libro che praticamente va sfogliato sempre, perché oltre a tutta la bellezza c'è anche la parte, diciamo, enogastronomica, c'è quella farmaceutica, perché ci sono tantissime piante officinali, quindi bene o male chi ama la montagna può scoprire tantissime cose che praticamente potrebbero essere utili sia per la natura, per il fisico e per la mente. La passeggiata che faremo oggi sarà una passeggiata non molto stancante, perché bene o male c'è un dislivello medio. Di solito le tratte escursionistiche sono segnate con delle tabelle. Ci sta la T, praticamente quando vedete sul segno rosso e bianco, quelli sono i segni, diciamo, del CAI, che identificano i percorsi. Ogni percorso c'è un numero che parte dall'inizio e arriva alla fine, quindi bene o male, anche con i telefonini, con le applicazioni, con le mappe, potete consultare e capire già bene o male dove vi trovate. Poi praticando i sentieri e le montagne, bene o male uno acquista più esperienza. Ogni sentiero c'ha un numero e c'è anche una tipologia di escursione, quindi bene o male quello che faremo oggi è un'escursione escursionista allenato, sarebbe l'escursionista che è abituato già a camminare in montagna oppure che fa sport. Poi ci stanno, quando vedete per esempio EA, escursionista esperto allenato, là dovete già aprire gli occhi, perché ci stanno i dirupi, quindi bisogna utilizzare la corda, bisogna non avere vertigini e avere resistenza fisica alla montagna. La montagna è impervia, mo ci sta il sole, tra due ore ci possa pure la nuvola, quindi cambia la temperatura. Bisogna utilizzare scarpe buone quando si va in montagna, perché è facile scivolare. È facile scivolare sia sulla pietra che sulla foglia, perché sotto la foglia voi bene o male non vedete che ci sta un piccolo buchetto, quindi bene o male col piede una semplice slogatura potrebbe rovinare tutta
le escursioni, quindi è importantissimo l'abbigliamento e la fiducia in se stessi. L'acqua ce l'avete tutti quanti? Sì. E da adesso in poi non c'è acqua, quindi più di un litro d'acqua penso che si sta bene. E io vi auguro buon viaggio, buona giornata con Inferpinia, Francesco che ha voluto organizzare questa tappa meravigliosa qui sul Termino, e poi tante cose le racconteremo a più tardi lungo il percorso. Perfetto. Grazie. Grazie.